Luciano Zauri continua a provare il Pescara che domenica sera ad Ascoli cercherà di lasciarsi alle spalle il recente negativo trittico di partite. Nelle ultime sedute l'allenatore biancazzurro ha lavorato sempre col 3-5-2 testandolo contro un 4-3-1-2, assetto classico schierato dall'Ascoli. Stante il forfè di Palmiero, che comunque ha ripreso a lavorare sul campo in via differenziata e migliora, e di Castanos, fermato da un fastidioso problema al piede, Zauri, oltre a Bruno, pensa anche alla soluzione Memushai in regia. Il giocatore albanese era stato individuato già dal tecnico come un'alternativa davanti alla difesa dopo il KO di Bruno e Palmiero, ma poi aveva preferito Castanos. Ora con il cipriota KO e con Bruno, che è tornato in gruppo da pochi giorni e quindi non ancora al meglio della forma, potrebbe essere proprio Memushai il pilastro centrale della mediana. Macin sarà una delle due mezze ali, l'altra sarà uno tra Busellato, Ingelson e Crecco. In particolare l'ex Lazio è in corsa anche per un posto da quinto di sinistra, dove però il favorito è Masciangelo. Tanti ancora i nodi da sciogliere per Zauri, sia per la composizione del trio di difesa, sia per il duo d'attacco, dove Brunori appare in lieve vantaggio su Maniero e sarà supportato da Galano. Nell'Ascoli l'allenatore Zanetti deve risolvere qualche grande in attacco, vista l'assenza di Ardemagni per un problema al flessore della gamba sinistra, mentre Beretta e Scamacca al massimo andranno in panchina. Così il picchio dovrebbe presentarsi con Ninkovic e Sciaggia a sostegno di Da Cruz, anche se non è da scartare del tutto l'ipotesi Rossetti, nel caso Sciaggia partirebbe dalla panchina. In difesa mancherà uno degli ex, Brosco, al suo posto Valentini. Ci saranno gli altri due ex, Cucino e Gravion, con Delia a sinistra. Ultimi dubbi da fugare nelle rifiniture di domani a porte chiuse per Ascoli e Pescara. La partita sarà diretta da Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, con cui il Pescara ha un record decisamente negativo, avendo vinto una sola partita, lanciando Pescara 1-2 del dicembre 2015, a fronte di un pareggio e ben 4 sconfitte, tra cui il rovinoso 1-5 col Brescia dello scorso febbraio e un KO con l'Ascoli all'Adriatico 0-1 nel maggio 2018. Meglio il picchio con Aureliano, 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Un match, quello del Duca, tradizionalmente complesso per il Delfino, che in B non ha mai espugnato quello stadio, cosa accaduta solo in Serie A nell'88, 0-1 con gol di Berlinghieri. Pescara indenne l'ultima volta nel dicembre 2017, 1-1 con reti di Crescenzi e Bianchi, e che spesso ha riportato sonore sconfitte anche nelle stagioni poi chiuse con promozioni in Serie A. Zevan perse 3-0 nel marzo 2012, Oddo colò a picco 3-1 nell'ottobre 2015. Negli 8 precedenti in Serie B, al Del Duca, sono 6 le vittorie ascolane, 2 i pareggi.